dal 21 al 24, Berlusconi ha occupato da solo, ripetiamo, ha occupato lui da solo il 22,2% del tempo di parola del TG1, il 21,8% del TG2, il 16,6% del TG3, il 56,8% del TG4, il 28% del TG5, l'81% di Studio Aperto. E dobbiamo mettere anche in risalto che è stato concesso a Silvio Berlusconi, fuori da ogni regola, di intervenire all'improvviso per 12 minuti ad 1 mattina, per 8 minuti su Canale 5, garantendogli ogni volta l'esposizione ripetuta di simboli e candidati. Qui c'è, come Emma ha notato, credo non prematuro, che c'è un solo candidato dappertutto, comunque si chiami. Il candidato è Silvio Berlusconi e questa situazione è tale da ritenere che sia necessario anche per Silvio Berlusconi toglierlo e toglierci da questa situazione, quando di fatto accade che in ogni elezione sia presente da una parte i rappresentanti delle varie forze politiche, di opposizione ma non solo, e dall'altra l'unico altro presente, l'unico altro interlocutore è il capo del governo. Bene, credo che questo, non ci vogliono grandi studi scientifici e universitari per sapere cosa significhi. Noi su questo adesso continuiamo nella nostra opera. Io confermo il progetto di lavoro che avete preannunciato, sto per partire con Maria Antonietta Farina Coscioni per Napoli per dare una mano ai nostri candidati Di Luca e Starace in campagna, e poi per raggiungere Callico in Calabria e intanto anche avere una riunione della lista Bonino Pannella presente in Calabria secondo gli orari che abbiamo già comunicato, ma questo vuol dire che ovunque la lista Bonino Pannella ovunque è presente elettoralmente nelle 6 regioni dovrà esserci mobilità. Un appello fiducioso ai compagni, beh, l'ho detto, ci siamo, c'è un momento in cui bisogna dirlo, ci siamo. Ed è sempre stato facile fare delle ingiustizie, prendere e manipolare e fare credere, ma adesso state più attenti perché ogni cosa è scritta. E se si girano gli eserciti e spariscono gli eroi, se la guerra poi adesso cominciamo a farla noi, non sorridete, gli spari sopra sono per voi. Non sorridete, gli spari sopra sono per voi. Voy a vivir y tener ese
Buonasera. Ma i dati sono stati forniti, li abbiamo forniti attraverso un comunicato stampa e in questi ultimi giorni c'è letteralmente un'occupazione di tutte le reti Rai e Mediaset da parte del Presidente del Consiglio, che ormai telefona, chiama e dice voglio andare in onda. E naturalmente tutto questo non ha niente a che spartire con la democrazia, ma ha molto a che fare con l'eversione e con l'attentato ai diritti civili e politici dei cittadini. Ecco perché siamo qui, per tentare di fermare questo. Proprio in queste ore è stato TG1 è stato multato con 100 milioni di euro da parte della GCOM proprio per questo modo di fare informazione, ma questa campagna elettorale è stata fatta tutta all'insegna dell'illegalità. Abbiamo cominciato con la fase preparatoria e quindi con il deposito delle liste, abbiamo dovuto registrare noi radicali la esclusione delle liste Bonino-Pannella da numerose regioni italiane, semplicemente perché abbiamo fatto le cose in regola, mentre nella legalità, mentre chi ha tentato anche chi ha proprio barato fino all'ultimo istante invece è stato premiato, vedi listino di Formigoni in Lombardia. Ok, grazie. Di linea, allora Mario, al volo siamo in diretta, perché essere qui oggi? Ma essere qui, anzi venite subito, via Mazzini, andare avanti anche a lungo, perché bisogna mobilitarsi immediatamente per impedire e fermare il tentativo in atto di eversione della Costituzione e di sovversione dell'ordine pubblico. Silvio Berlusconi parla ormai da giorni costantemente fuori da ogni regola in televisione, ha occupato il 45% da solo degli spazi televisivi di Mediaset, ha occupato il 30% quasi degli spazi televisivi di Rai da solo, e intanto prende telefono e nessuno fermarsi, lo si aiuta. Su questo bisogna avere delle garanzie, mancano 24 lo confermano, che è negli ultimi giorni che si decide il voto del 30% degli indecisi. Ok, ringraziamo Mario Santini, segretario. Fare credere, ma adesso state più attenti, perché ogni cosa è scritta. E se si girano gli eserciti e spariscono gli eroi, se la guerra poi adesso cominciamo a farla noi, non sorridete, gli spari sopra sono per voi. Non sorridete, gli spari sopra sono per voi. La questione del più prudente, quando siamo a telefonate in diretta infinite, ci siamo un Presidente del Consiglio che fa... peggiorando, nel senso che...